È incredibile, però è bello. Di dipinti non si parla mai, se non solo di Raffaello, di Michelangelo o di qualche artista che provoca, e provoca magari in un modo che può essere scandaloso, ma di un dipinto in chiesa, in cui c'è il popolo che va in chiesa, le persone che vanno in chiesa, ricchi, poveri, e poi ci sono i santi, San Savino e San Nicola, un dipinto anche di buona qualità, di cui probabilmente nessuno avrebbe parlato e forse nessuno si sarebbe preoccupato di guardare lo stile e la capacità illustrativa di Giuseppe Antonio Lobuscio. Invece ecco un articolo sul Corriere, ecco le televisioni ed ecco qui, apro dopo che sono intervenuto sulla materia, tutta la stampa ne parla, il quadro della Visconti del Tranese Antonio Lobuscio, quadro con Presidente Confindustria di Puglia in cattedrale rimosso. Rimosso, ma come mai si porta via un quadro? Perché se ne parla? Ma qual è la logica? Me lo dovete spiegare. Ma chi ha storto il naso? Chi ha protestato? Quale invidioso, quale imbecille ha potuto dire il presidente di Confindustria, persona gentile, con un volto classico, e poi tra l'altro con la mascherina che indica i nostri tempi, quindi rimarrà nella storia, perché si ricorderà quel tempo incredibile in cui tutti hanno girato con le mascherine, tuttora girano, che è Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, una persona sicuramente gentile che ha pagato il quadro 20-30 mila euro, una cifra contenuta, e poi il meraviglioso Don Felice Bacco, che è il prete da tanti anni in quella chiesa. Ma chi ha stoppato? Perché avete rimosso il quadro? C'è qualcosa che non è chiaro, forse è una cosa costruita, perché l'unico modo per cui si possa parlare di un pittore, di un dipinto, è la censura. Ecco, lo scandalo. Credo che non si poteva congegnare un migliore strumento per far conoscere un dipinto di questo. E come si sa bene, uno pensa appunto in Puglia a Carmelo Bene, uno pensa a Duchamp con l'Orinatoio. Se c'è una censura, se c'è uno scandalo, se c'è qualcuno che dice di no, se uno spettacolo non può essere fatto perché viene censurato, allora tutti ne parlano. Ecco, non c'era forse miglior modo. Ora, forse questo potrà consolare se qualcuno si è irritato, se il pittore è così bravo che ha spiegato che in tanti dipinti ci sono i committenti e gli amessi, che sono comunque il popolo di Dio. Non possono essere censurati. Perché cancellati? Perché? Ma il solo dirlo, e il solo portare via il quadro ha fatto parlare del quadro. Non sarebbe bastato San Savino e neanche San Nicola, sarebbe stato un quadro che avrebbero visto i fedeli in chiesa quel giorno, e parlano tutti i giornali. Il modo più formidabile per ottenere successo, per ottenere attenzione, è censurare. Ora, tutto questo sembra costruito apposta, non so se qualche diabolica, e sia pure cristiana, mente ha congegnato questa cosa, ma non se ne vede la ragione. Non ci sono i nomi di quelli che hanno protestato, di quelli che hanno storto il naso. E se sono dei personaggi di un popolo che agisce per invidia. Qualcuno del popolo che avrà detto: ah, come si fa? L'hai visto? L'ha messo lì. E cosa vuol dire? Tra l'altro con la mascherina il committente, tra l'altro con il volto coperto dalla croce il prete Don Felice Bacco. E allora, io credo che tutto deve tornare come prima, il dipinto torna in chiesa ed è bene che ci siano i due personaggi di cui si potrà parlare, così come sono stati dipinti. E sarebbe molto grave che il pittore si piegasse alla censura. Vorrebbe dire che c'è un potere, una dittatura, un fascismo, qualcosa comunque che impone la censura. Se lui obbedisse, negherebbe la sua libertà di artista. Lui ha fatto quello che riteneva giusto, nessuno lo può censurare. Gli è stata utile la censura, è stato utile rimuovere il quadro. Tutta la stampa ne parla, tutti ne parlano. Io è la seconda volta che ne parlo, quindi se lo intendiamo come uno strumento per far parlare di quel quadro, non si capisce perché, perché non c'è niente di strano in queste due figure in qualche modo coperte. Ma se il destino ha voluto che la censura potesse parlare di questo dipinto e di Canosa e di Lomuscio, dobbiamo ringraziare il destino. E però l'artista piuttosto non lo riconsegni che piegarsi, non può accettare di censurarsi, perché
perché la censura avrebbe senso se ci fosse qualcosa di pornografico, di osceno in chiesa, ma ci sono due fedeli, addirittura il padre celebrante in quella chiesa, Don Felice Bacco, che io conosco bene, che è da tanti anni in quella chiesa, e quindi è giusto che ci sia, come nella chiesa, così in quel quadro, e il committente è altrettanto giusto. Allora, o è una sceneggiata, o è una fortuna improvvisa, il caso, che consente che finalmente, invece di parlare di Covid, invece di parlare di migranti, invece di parlare di Sanremo, si parli di un quadro. Ringraziamo la censura, ma non facciamola. La censura ha fatto rimuovere il quadro, riportatelo lì. Non umiliate l'artista a piegare il capo, e dovrebbe non farlo, piuttosto non dia il quadro, piuttosto lo tenga per sé. Ma se accettasse di cancellare il presidente di Confindustria e il prete, farebbe una cosa sbagliata comunque e umiliante per sé. Sarebbe un modo per piegare il capo. La censura o tutto quello che è avvenuto era stato determinato da qualcosa di imponderabile. Ma fermiamoci qua, fermatevi lì. O dite, voglio vedere e sentire i nomi di quelli che hanno protestato e che spieghino perché, le loro ragioni, che non ci sono. Non ci possono essere ragioni, è giusto così. Il quadro è bello e le due persone che sono rappresentate fanno parte di una storia che non è soltanto la storia degli potenti, che non è potente il prete e non è potente neanche il committente, ma è il popolo che è in chiesa e che partecipa. Se voi andate a vedere i mosaici di Ravenna, vedrete Giustiniano, vedrete quelli che gli hanno fatti fare. E perché non si può fare qui? Qual è la logica? E oggi? Ah, dopo 1500 anni quello si poteva fare e questo non si può fare? Ma la censura di chi? Chi ha agito? Un tribunale? Il vescovo? Chi ha agito? Il popolo? Il sussurro? Il pettegolezzo? Non si può cedere al pettegolezzo. Allora questa censura è insensata, ma è stata utile. Dio benedica la censura. Qualunque artista la desidera, perché si parla di lui. Sì, si è parlato, si parla, basta. Però se uno va a vedere poi a conti fatti, io denuncerò al tribunale di Canosa o comunque al tribunale competente chiunque voglia intimidire il pittore e costringerlo a cambiare e a spostare o a cancellare quei personaggi. È una censura intollerabile in democrazia e anche nel mondo della fede e nel mondo cristiano. Allora, se qualcuno del popolo ha avuto la cattiva idea o divertente idea di dire non va bene, questo pettegolezzo, come la calunnia di Rossini, si è propalata, ma non ha fondamento. Ha fondamento invece denunciare chiunque voglia attentare alla libertà dell'artista. Lasciate libero l'artista, lasciatelo fare quello che desidera, rimettete il quadro in chiesa, finitela con questa sceneggiata. È stata utile, ma è soltanto una sceneggiata. Non c'è nessuna regola, neanche nessuna opportunità, né etica, né politica, né giuridica, che stabilisca che i due personaggi, tra l'altro in qualche misura mascherati, non devono stare in quel dipinto. Non c'è. E se non c'è un ordine di un tribunale, se non c'è... I tribunali censuravano un tempo i film. L'ultimo tango a Parigi, c'erano film che non potevano perché c'era il buon costume, c'era la morale, allora correva. Oggi con il Sanremo che avete visto, in cui ognuno si spoglia, ognuno perde il suo sesso, ognuno... dov'è lo scandalo? E Sanremo è l'identità nazionale. Allora, nella chiesa di Canosa non si possono stare il prete e il committente? Ma siete matti? Ripensateci, rimettete il quadro dove stava, lasciate libero l'artista, non prendetelo vostro ostaggio, perché vi denuncerò io per aver limitato la libertà dell'arte. Questo è molto più grave. Ringraziate la censura per quello che ha fatto fin qui, perché ha fatto parlare di Canosa e di questo dipinto. Adesso basta!